in onda da San Marino Comics. Oggi siamo qua, facciamo un sacco di cose bellissime, ma c'è un sondaggio importante da fare a tutti. Oggi scopriremo la sigla del San Marino Comics e chiederemo alle persone che incontriamo qui di immaginarsela su un'altra base dei cartoni animati. Buonasera, la domanda più importante: voi naturalmente avrete ascoltato la sigla di San Marino Comics? Sì. Bravo, e tu? Sì. Sì, adesso ti chiederò di immaginarti la sigla di San Marino Comics sulla base del tuo cartone preferito. Qual è il tuo cartone preferito? Occhi di gatto. Occhi di gatto, e per Enrico, eh? Galaxy Express 1999. Quello lì, tu segnalo, va bene, per la regia, che è più difficile. Qual è il tuo cartone preferito? Cane guerriero. Mentre per te, eh? Renzi, la strega. Ok, Dragon Ball. Il tuo cartone preferito, eh? One Piece. E per te, eh? One Piece. Dragon Ball. Ken il guerriero. Parado, l'attacco dei giganti. Cane guerriero. Ken il guerriero. Io ne ho due, Death Note e Peppa Pig. Beh, sei l'ormone. Buruburu. Sacco. Rick e Morty. Io sono cresciuto con Dragon Ball. Il Batman di costume. Metalocalypse, che è un cartone animato che nessuno conosce. L'uomo tigre. Pokémon, vai. Pokémon. Pensate, loro sono gli interpreti della sigla di San Marino Comics, però più è lei l'interprete. Qual è il vostro cartone animato preferito? Dragon Ball. La Bella e la Bestia. One Piece. Ma tutti quanti si chiedono: Paolo Gualdin, qual è il tuo cartone animato preferito? L'uomo tigre. L'uomo tigre. Giocano a carte nel saloon. Solo qua nel nostro mondo gli occhi già si accendono e i colori brillano, sembrano quelli di un cartoon. Oh!